Va proibito l'utero in affitto perché viola la dignità umana e rischia di ridurre i bambini a merce e può portare allo sfruttamento delle donne. Un altro stop alla maternità surrogata è arrivato da Parigi dalla Commissione Salute dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Nel documento si chiede comunque di valutare l'opportunità di fissare linee guida europee per garantire i diritti dei bambini negli accordi sulla maternità surrogata. Questa è stata la quarta volta che il Consiglio d'Europa, chiamato a pronunciarsi sul discusso rapporto de Sud, ha chiuso a qualunque ipotesi di legalizzazione. Dopo le tre bocciature già incassate, la senatrice belga Petra de Sutter ha cercato nuovamente di far passare un testo nel quale aveva tentato di distinguere la surrogazione di maternità commerciale e perciò da mettere al bando da quella solidale e quindi accettabile. Ma l'utero in affitto per ora non passa. Grande soddisfazione per la bocciatura da parte della Commissione Affari Sociali del Consiglio Europeo. In particolare è stata espressa dalle parlamentari italiane che hanno tenuto una posizione compatta e trasversale opponendosi al testo. Ma le pressioni per legalizzare, anche solo introducendo un'eccezione come quella della surrogazione gratuita per semplice generosità, proseguono senza tregua. I fautori dell'utero in affitto potrebbero tentare un colpo di mano durante la prossima discussione in plenaria in calendario tra 2 settimane a Strasburgo.